Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati al nostro appuntamento domenicale. Buon mese di agosto, speriamo che sia migliore del mese di luglio, che per me è stato un mese, anche altri, però, di gigantesche frantumamenti di scatole. Ok? Quindi siamo in chiusura, io sarò qui a fare ancora le mie cose, però l'officina è chiusa, i miei ragazzi sono tutti in vacanza, quindi colgo l'occasione per salutare anche loro se mi stanno guardando, per salutare tutti voi che spero che siate in vacanza e che le vacanze servano, io predico bene ma razzolo male, per staccare proprio la spina, perché molte volte, anzi tantissime volte, non è un problema di stanchezza fisica, perché la stanchezza fisica, se uno va a letto, dorme un giorno, due giorni, si riposa, una settimana, dopo è violino. Il problema è la stanchezza mentale, sono le preoccupazioni, le rotture di scatole e quando le rotture di scatole superano, che possono essere date da varie cose, non è perché per forza una macchina non debba andare bene, ma è la gestione del cliente, le rotture di scatole. Quindi quando le rotture di scatole superano gli introiti, che non è un discorso economico, subentra il malcontento. Quindi non la malavoglia, ma l'affrontare le giornate come oh madonna, un altro giorno comincia, ecco, una cosa del genere. Quindi ti crei dell'energia negativa, ecco, una cosa del genere. Fondamentalmente il problema è quello lì. Ed è una cosa brutta. Ho messo spinto il telefono perché magari dopo suona. E purtroppo questa cosa, le vacanze dovrebbero servire a questo. Quindi vediamo se hanno un effetto positivo. Come abbiamo detto, i video li interrompiamo nel periodo, a parte che non ce ne sono perché dobbiamo ancora andare avanti con i lavori, però ad agosto li interrompiamo. Quindi magari io farò il mio video domenicale, se arrivano delle mail belle o qualcosa di carino da raccontare lo posso proporre, magari faremo qualche video di salute, stupidate, comunque il canale va in ferie, ecco, quindi questo lo voglio dire. Allora ragazzi, cominciamo a leggere, ho selezionato delle mail molto carine. Allora, io adesso le metto in ordine, ma non è che debbano essere in ordine le cose. Mi collego con questa perché questa è molto interessante ed è una risposta alla mail, una delle risposte alla mail, ma secondo me la più bella che è arrivata da un certo Fabrizio, in risposta alla mail di quel ragazzo che ha comprato la macchina americana, cioè stava comprando la macchina americana, poi era picchiata, insomma, quella, la domenica scorsa la trovate la mail. Allora, ve lo leggo. Ciao Gabriele, guardo sempre i tuoi video, soprattutto quelli della domenica. Infatti a me piace questa cosa perché si crea un discorso diverso, tant'è vero che molte persone che guarderanno questo video probabilmente o non se ne accorgono o non gli peserà il fatto che in agosto non ci sono i video della settimana, perché gli interessa il video domenicale, ed è giusto che sia così. Ho visto il video del signore che vuole togliersi lo sfizio dell'auto USA, USA. Da italiano che vive in USA da diversi anni lo capisco lo sfizio. Pensa che qui fanno di tutto per avere auto europee o giapponesi. Questa frase è da incorniciare. Quando si dice l'erba del vicino è sempre più verde. Bravissimo, è vero. Il mercato italiano offre possibilità chiaramente, le auto costano di più, ma nemmeno tanto di più che prenderle in America e spedirle in Italia. Prendere in America dà più un senso di originalità, magari la si riesce a comprare dal proprietario che mostra le foto dell'auto appena presa, ma c'è da contare il fatto che la maggior parte delle auto che arrivano in Europa partono dalla costa est o sud degli Stati Uniti. Quindi se si trova un'auto anche in California, è più semplice farla partire da New York. Si abbattono tempi di spedizione e chiaramente i costi. Di solito vengono caricate su una bisarca, tir porta auto, e in 3-4 giorni è sulla costa opposta, come costo sui $1,500. Poi chiaramente ci sono costi container, parcheggio nel porto, eccetera. La spedizione via nave è sui $2,500 e in 30 giorni è in Italia. Poi vanno messe in conto tutte le operazioni di movimento del container, apertura, eccetera, e infine le tasse, che in Italia sono il 21%, se non mi sbaglio, del valore dell'auto. Una bella somma. Però lasciano sempre caricare qualcosa extra sulla macchina, come ricambi, eccetera, e fanno un forfait per il valore. La cosa potrebbe essere interessante se uno si fa una vacanza in America, trova l'auto, la guida qui in America, e poi durante le vacanze... La guida è qui in America durante le vacanze, scusate. E poi la spedisce in Italia. Auto come Mustang sono auto normali e fare tutto questo, intendo prenderle in America e portarle in Italia, non ha tanto senso, perché non si risparmia chissà che. Se sono auto un po' ricercate, magari sì. Questo a mio parere.
Poi magari bisogna sempre trovare l'occasione giusta, ma il mercato anche qui è aumentato parecchio. Il salvage title, credo che si pronunci così, io personalmente lo eviterei, perché non si sa mai la storia della macchina. Comunque il salvage o il branded title succede quando ci sono incidenti, grandine, alluvione, auto rubata e poi ritrovata, tra parentesi, e l'assicurazione ha già pagato, incendio, eccetera. In genere, quando il danno alla macchina è dal 60 al 100%, viene dato come salvage title e viene riportato nel libretto della macchina. Comunque, può essere anche una cosa che non attacca la sicurezza del veicolo. Se si pensa che solo per cambiare un paraurti e riverniciarlo chiedono $3.000. Questo è di una Toyota Camry, comune auto. Una Mustang del 2019 qui in America si gira sui $20.000, una cifra facile da raggiungere in caso di incidente, quindi supererebbe il valore dell'auto. Sicuramente questa Mustang è stata comperata su un sito di auto danneggiate all'asta, tipo Copart, dove si trova di tutto, auto, moto, pick-up, eccetera, da auto funzionanti con qualche graffio, auto con 4 pezzi da salvare, e sì, auto economiche fino a supercar. Io consiglierei di trovare in Italia, fare le proprie ricerche, magari andare su mercatini di siti specializzati, con calma, trovare l'auto giusta. Un abbraccio e un biscottino a Delta, Fabrizio. Infatti, io il mercato americano, l'importazione, non me ne intendo e non parlerò perché non lo conosco e non lo voglio trattare. Però io sono per comprare la macchina in Italia. Faccio un esempio nel mio piccolo. Alcune persone mi hanno scritto e voglio ringraziare e salutarle. Chiaramente avrà tempi di restauri lunghi anche se la macchina funziona. Ma il nostro K5 Cheyenne, che è mio, italiano, con la targa nera, quante cavolo ne trovate di quella macchina lì, italiane da sempre? Cambio manuale, targa nera. Chi cavolo la comprava nel 77, nel 78 quella macchina lì in Italia? Era rarissimo. Le hanno importate tutte dopo. Quindi anche quelle che trovate, gli altri Blazer K5, a parte che bisogna trovare un prima serie, bello, col cambio manuale, già lì una perla rara, ma le trovate tutte targate ZA, ma non perché è brutta la targa, anche io comprerei una macchina con la targa nuova, non mi interessa, ma è per avere una storia più certificata. Una macchina arriva dall'America, voi che cosa ne sapete? La storia di questa macchina, quanti proprietari ha avuto prima dell'importazione? Non sapete quasi nulla. Io ho una Corvette C4 che non vendo, con cambio manuale targata AA, ma la macchina è del 90. La macchina è stata importata dall'America, è stata portata in Germania e dalla Germania in Italia, ma la macchina è del 90 ed è in Europa, in Italia, scusate, dal 1994. Quindi c'è una storia documentatissima con i numeri dei proprietari e tutto quello che è successo nell'arco di questi anni. Se io prendo una C4, cioè io vado a comprarla da un autorivendita che è in America e magari in Italia da 5-6 anni, ma la macchina ne ha 32, ho il buio di quello che è successo prima. Quindi avere una macchina italiana, potendo scegliere naturalmente, c'è sempre da preferirla. Questo solo per fare un esempio, io non devo vendere la mia C4, però il Blazer lo venderemo, era solo per fare un piccolo esempio. Ecco. Poi c'è il Plus del cambio manuale che diventa ancora più raro, ma basandosi su quello che ha detto Fabrizio, lo ringrazio molto, gli ha fatto capire la Mustang è una macchina semplicissima, magari pure automatica, quindi voglio dire, un conto è andare a importarsi una macchina e sceglierla, ma deve valerne veramente la pena, cioè deve essere una macchina tipo la Plymouth Fury di Christine, mi viene in mente, ecco, che quella è una macchina che prenderei, però per il resto in Italia basta pagare, trovate tutto, ragazzi. Però non voglio aprire la discussione di quelli che mi dicono ah no, ma io la pago molto meno. Tranquilli, ragazzi, chiuso qua. Io ho solo detto il mio punto di vista e ringrazio Fabrizio perché sposo, da persona che è negli Stati Uniti, completamente la mia idea. Ciao Gabri, mi chiamo Enrico, ho 30 anni e scrivo da Bolzano. Sono andato a prendere una macchina a Bolzano 2 settimane fa, una Delta Evoluzione, che tra l'altro è strano ma vero, ma è bellissima, che dobbiamo riparare. Forse farò qualche video. Chiusa parentesi. Come quasi tutti i maschietti ho sempre avuto la passione per i motori, auto, moto, mezzi agricole e edili, insomma. Chi più ne ha, più ne metta. Questa mail non ha una domanda o una richiesta in particolare. Dopo vi dico perché l'ho letta. Ci tenevo a scriverti perché seguo con molto interesse i tuoi contenuti. Non sono un esperto di meccanica né di restauro. La mia è una simpatia amatoriale per il mondo dei motori e tu riesci ad appassionarmi come non mi era mai successo, soprattutto di auto vecchie che, prima di conoscerti, non avrei neanche lontanamente pensato potessero intrigarmi in questo modo.
Chiaro, se vedevo una bella auto d'epoca mi fermavo a guardarla, ma tutta la questione meccanica, restauro, componenti specifiche non mi avevano mai incuriosito. Dunque, così bello sentire raccontare le cose con la tua passione, l'amore che ci metti, che trasmetti, la simpatia, volevo semplicemente fartelo sapere. Per quel poco che posso conoscerti, non sei uno che ama i convenevoli, esatto. Tuttavia, credo che un sincero riconoscimento per quello che fai, soprattutto per come lo fai, possa essere gradito di supporto, visto che comunque non è facile e spesso, come hai anche detto tu, ci si sente schiacciati e lì lì per voler mandare tutto a... Più che comprensibile, visto il mondo spesso amaro in cui viviamo. Grazie del complimento, questa volta l'ho letto. Detto questo, parliamo un po' di motori. Sono possessore di una Subaru Legacy 2000 diesel AVD del 2011. Premetto che per me, al contrario tuo, l'automobile è prima di tutto un mezzo di trasporto che deve portarmi in giro. Ci tengo, la curo, la tratto con rispetto, ma la sfrutto anche molto, senza troppi riguardi. Nei limiti, naturalmente. Ci carico due cani quasi ogni giorno. La usa la mia ragazza. Insomma, è un mezzo da lavoro. Mi sono sempre chiesto come mai non avessi parlato di Subaru o non se ne avesse mai portata una sul canale. O me la sono persa? A me personalmente affascina come auto, nonostante non sia sicuramente la migliore. Ti andrebbe di dirci cosa ne pensi? Attualmente la macchina ha 123.000 km. C'è qualche rumore, scricchiolio qua e là, ma sappiamo che il marchio non è famoso per gli assemblaggi a regola d'arte. Il motore gira bene, l'auto è molto affidabile, piacevole da guidare. È stata fatta una mappa che al banco ha portato circa 196 cavalli al motore e 175 alla ruota, sufficienti per farla muovere agevolmente. Il motore ultimamente fa un rumore strano che il mio meccanico di fiducia dice di non aver capito con certezza da dove proviene e che dovrebbe tenerla più a lunga per accertarsene. Ha molto lavoro e mi sembra non abbia molto tempo, almeno in questo periodo. Restare troppo tempo sulla mia auto, il che non mi rassicura onestamente. Ci sarebbero bisogno di più meccanici che abbiano passione di perderci un po' più di tempo dietro a queste auto, non sbrigare tutto in modo veloce. Poi ci sono tante cose che ci sono dietro questa frase. Abbiamo sostituito le guarnizioni e coperchio punterie perché sudava un pochino, ma in questo caso, essendo un boxer, non è un grosso problema. In determinate situazioni, per esempio, appena acceso in accelerazione, quando arrivo a determinato regime, sento come una vibrazione provenire dal vano motore. Sembrerebbe, ma potrei sbagliarmi, dalla parte sinistra, come se qualcosa vibrasse all'interno del cofano per poi silenziarsi. Poi vibra qualche secondo e poi, salendo di giri, smette. Mi piacerebbe sentire un tuo parere su queste auto, punti deboli, esperienze che magari hai avuto, accorgimenti, insomma il parere di un esperto. Non so se prenderai in considerazione questo argomento, spero di sì, in primis perché sono davvero molto interessato a sentire un tuo punto di vista sulle Subaru e sul mio esemplare in particolare, in secondo luogo perché magari qualche ascoltatore, oltre a me, potrebbe trarne beneficio. Ti ringrazio per la divulgazione di contenuti sempre sinceri, interessanti e comprensibili per tutti, per la passione e l'onestà che ci metti a fare in quello che fai. Ti auguro il meglio e spero di poter continuare a vedere questi contenuti, alimentano davvero la passione e a volte la accendono pure. Un abbraccio, Enrico. Grazie di cuore, era una bellissima mail, molto semplice ma molto bella. Ti ringrazio, rispondo alla tua domanda. Allora, partiamo dal discorso perché parlo poco, perché non parlo di Subaru. Perché io già ho difficoltà con le macchine che conosco. Siccome, lo so che è difficile da capire questa cosa e non pretendo che la capiate, siccome sono l'unico canale in assoluto, perché li sto guardando, sto seguendo tutti, non seguendo il canale, sto seguendo la storia, e non esiste un'officina che risponda al telefono, che funzioni la mail e che sia aperta, che sia online a tutti gli effetti, con dei ragazzi, dei dipendenti, dei collaboratori. Questa realtà, perlomeno, io non la conosco. E vi garantisco che gestire le due cose è veramente, veramente difficile. È difficile perché... Questo poi mi collego al discorso del Subaru e faccio solo una piccola parentesi. Perché nella fiumana del web noi abbiamo la gente simpaticissima che ci segue, gli amici che ti scrivono i messaggi belli, le mail, e che capiscono che se ti scrivono 400 mail tu non puoi rispondere a 400 persone. Poi ci sono le persone ignoranti invece che scrivono le mail e molte volte non è per salutare, ma perché pretendono di avere la soluzione alla loro automobile, al loro problema, e magari scrivono o telefonano più volte in ufficio. Voi pensate, soltanto lo 0,1%, che sto basso perché è molto di più, lo 0,1% degli iscritti del canale che telefonano o mandano mail per delle fesserie. Fesserie. Pensate all'intasamento, ci vogliono tre persone, che è impossibile naturalmente, a meno che non li pagano loro, che gestiscono le telefonate e le scremano, perché sono tutte telefonate da scremare, o mail da scremare.
che non è il cliente che vuole portare la macchina per fare il service, oppure il meccanico, che grazie a Dio ce ne sono e sono in ottimi rapporti, che mi dice: Gabri, ho fatto questo lavoro, riesci a darmi una dritta? Allora telefono a tutti, o anche magari al privato che ha bisogno di un consiglio e si pone in maniera educata. Il problema è che la gente che pensano che sei lì a fare a loro disposizione sempre. Quindi, perché ho detto questo, ho fatto questa parentesi? Perché gestire un'officina già è difficile con le macchine che si conoscono e già a volte, molte volte, si accendono tante, si trovano problemi nuovi ogni volta e bisogna perderci del tempo. Pensate a dover gestire una macchina che non ho mai gestito. Io ho 3-4 miei clienti che hanno l'impresa o l'STI o il VRX, ma gli ho detto: ragazzi, non venite da me con questa macchina. Perché se voi avete un problema che può essere più o meno serio e io non ho magari il tempo, la diagnostica, l'attrezzatura e la competenza per potervi risolvere il problema, voi perdete un sacco di tempo o io perdo un sacco di soldi o li perdete voi, uno dei due. Quindi non è da fare. Poi c'è, i meccanici non diranno mai no, non te la faccio. È difficile. C'è il meccanico che dice no, non te la faccio. Magari! Il problema è che loro ci mettono le mani per fare le cazzate, quindi magari gli fanno la cinghia di distribuzione, gli fanno il tagliando, poi quando avete un problema più importante perdono un sacco di tempo, non riescono a risolverlo, devono chiedere, o pagate voi o paga lui. E quindi se paga lui, dopo la macchina non ve la fa più. Se pagate voi, continua a farvela, ma vi è costata 3 volte che prendere un'altra persona. Quindi se pensate che un professionista vi costi molto, è perché non avete idea di quanto vi costerà un incompetente. Questo è un piccolo detto, io ve l'ho detto a modo mio, ma il succo è quello. Quindi, sono macchine che mi affascinano, ma io personalmente non la vorrei mai, ma perché la trovo una macchina molto costosa, anche a metterci le mani. È un motore complicato ed è un motore costoso, anche nella manutenzione. Non parlo della tua diesel, che comunque avevano problemi di iniettori quelle macchine, perché ho 2 amici che ce l'hanno e picchiano come dei trattori agricoli e hanno pochissimi chilometri. Comunque hanno dei problemi, ma è un problema di costi anche di gestione, quindi io non mi sono mai appassionato, perché se magari la macchina l'avessi comprata io, metti che al posto delle Delta prendevo, che sono 2 macchine diverse, perché ci passano 15 anni di storia tra una e l'altra, è chiaro, è molto più nuova la Subaru, spero che vada molto meglio, ma me lo auguro, è molto più nuova, quindi se si va avanti bisognerebbe migliorare forse. Comunque, se non mi sono appassionato a prenderla io, quindi non ho avuto modo di imparare perdendoci tempo sulla mia macchina e poi riversare la mia esperienza sul cliente, non posso farlo, cioè non posso fare esperienza sul cliente. Non ho mai avuto un'impresa. Mi dico, ma sì, da domani inizio a farle. L'esperienza su chi la faccio? Se la macchina non è mia, devo farla su quella di un altro. Quindi chi paga? O paga il cliente o pago io. Non posso permettermi di farlo. E non è giusto neanche farlo nei suoi confronti. Invece io con le mie macchine, che bene o male, e il problema c'è sempre ragazzi, ho bestemmiato in giovane età, sono riuscito a imparare, a accumulare dei ricambi, a fare un po' di esperienza e quindi a riversare la mia passione sul mio lavoro. E credetemi che molte volte mi viene voglia di mollare anche con le mie macchine, pensate con quelle che non conosco. Quindi il discorso è questo. Per quanto riguarda la tua macchina, io forse perché le Subaru le vedo sull'STI o il VRX, le vedo su delle macchine molto... su delle macchine molto potenti. Io personalmente su una macchina del genere io non la comprerei, forse tu l'hai comprata perché ti serviva un 4x4, però credo che ci possono essere delle altre macchine che fanno la funzione di questa, ma non ho detto che non vada bene. La Legacy mi sembra che sia la Station Wagon, però per dirti, io al posto di una Legacy comprerei un Audi A4 All Road, ecco, tanto per dirtene una, ma è una questione di gusti personali, non perché mi abbia fatto qualcosa la Subaru, forse perché magari se mi succedesse qualcosa magari in giro, è una macchina che conoscono di più, è più venduta, sono magari, sai come quando si comprava la Fiat perché si pensava che c'erano più ricambi e la conoscevano di più, c'era questa mentalità, a me è rimasta questa mentalità, quindi trasmessa da mio papà mi è rimasta, quindi diciamo io vado più sul classico che sul difficile. Poi non è una Legacy quella del mio amico, ho sbagliato, adesso mi viene in mente, quei 2 miei amici, è la... Gipino, il fuoristrada, è l'Outback, può essere? Sì, forse l'Outback, sì. È quella un po' più alta, che ha sto 2000 boxer del cazzo, è del 2011, è un Euro 5, picchiano gli iniettori, più si scalda, più picchiano gli iniettori come un trattore agricolo. Ma è, ripeto, magari c'ha solo quella macchina lì, però ha avuto anche problemi di FAP, quindi sono macchine che non mi appassionano. Però probabilmente lui ne sa più di me, ha fatto 123.000 km, la macchina è perfetta, tranne sto rumore qua, sta vibrazione, probabilmente lui ne può parlare meglio di me. Però
a me, per farmi innamorare le macchine, per far sì che io mi innamori e per far sì che vengo in officina, o le devo avere avute, o le ho, oppure ci ho messo le mani abbastanza bene nel corso degli anni. Cerco di non sperimentare mai, perché il problema è veramente dietro l'angolo, ragazzi. Però ringrazio il nostro amico, che si chiama Enrico, che ci ha mandato questa fantastica mail. Qua andiamo un po' più sulle notizie di cronaca. Leggo il titolo della mail: auto cade dal carro attrezzi. Ciao Gabriele, complimenti per tutta la gestione del canale, officina secondo me ottima, ti ringrazio. Ti scrivo perché per la prima volta nella vita ho visto cadere letteralmente un'auto dal carro attrezzi. L'auto in questione del 2019, come riportato sulla targa della macchina, era parcheggiata regolarmente in uno spazio consentito. Quel giorno, dovendo passare una gara automobilistica, vigeva il divieto di sosta, quindi chi organizzava ha fatto giustamente rimuovere l'auto dal carro attrezzi presente sul posto, messo a disposizione dall'organizzazione per le varie auto in gara. La vettura doveva essere portata in un parcheggio adiacente alla sede stradale, poco lontano da dove era in sosta, indicativamente a 300 metri. L'auto viene caricata sul carro e non viene legata. Appena parte il carro, quando va a frenare, la vettura scivola sul pianale picchiando contro la gabina o la paratia del pianale. Premetto che era stata caricata al contrario, quindi in retromarcia. L'autista non si ferma e appena imbocca la strada del parcheggio, l'auto scavalla con la ruota posteriore destra il pianale e cade ribaltandosi, finendo la giravolta sul fianco del guidatore. Dopo sonore imprecazioni dell'autista, l'auto viene ricaricata e scaricata dove originariamente doveva essere portata. Puoi immaginare i danni creati. Adesso a livello assicurativo, secondo te chi paga? L'organizzatore o il carro attrezzi? Soprattutto i carro attrezzi sono coperti da questo genere di cose? Non essendo del mestiere, volevo chiedertelo. Un abbraccio, Matteo. Allora, tralasciando l'inizio, che vorrei capire. Innanzitutto, se una macchina viene rimossa, allora, se c'è un permesso comunale, le macchine devono essere spostate da un carro attrezzi nominato dai vigili, dal comune. E non credo che lo parcheggino in un parcheggio a 300 metri, ma credo che debba essere portato in un deposito. A me non è mai successo. Perlomeno quando mi sono dimenticato la mia macchina, quando lavoravo a Sesto, che c'era la pulizia delle strade, poi il giovedì, mi ricordo, non me lo ricordo ancora, il giovedì era giorno di mercato. E io, cazzo, la sera prima l'ho lasciata, il mercoledì si poteva parcheggiare, l'ho parcheggiata. Quella sera sono andato a casa con la macchina di un cliente, mi sono completamente dimenticato che l'avevo parcheggiata lì. Io arrivo bello serafico il giovedì mattina, arrivo a mezzo, dico, dovevo parcheggiare la macchina al mercato, perfetto, me l'ha portata via. Lì c'è la rimozione forzata, ma la macchina sono andato a prenderla in un'autodemolizione, adesso non perché me l'hanno schiacciata, ma perché il deposito concordato con il comune era presso questo centro ACI, che era un'autodemolizione e un parcheggio ACI. Ma forse, non so se questo parcheggio a 10-300 metri sarà stato un rimessaggio ACI, me lo auguro, perché non credo che il carro attrezzi da chi era autorizzato, cioè chi era questa persona. Se uno dell'organizzazione non può caricare la macchina di una persona, è furto, quindi non esiste. Deve essere una persona nominata dal comune. Quindi bisogna prima di tutto analizzare il primo pezzo, che è vitale per la tua risposta. La seconda, partendo dal presupposto che il carro attrezzi non è un'officina privata, ma è un soccorso ACI o nominato dal comune, quindi abbiamo già un grande tarlo all'inizio, abbiamo l'assicurazione, ma anch'io ce l'ho l'assicurazione. Se cade la macchina dal carro, paga l'assicurazione del carro. Io non voglio dire niente perché lavorando si sbaglia, io sbaglio tutti i giorni, però su un errore del genere non è la macchina che ti arriva in officina, tu gli fai un segno perché gli passi vicino, non te ne accorgi, se ne accorge il cliente. Cazzo, ma a parte il fatto che se tu hai caricato una macchina col carro e la macchina è chiusa, ok? Devi avere per forza è chiusa, non penso che l'abbia lasciata aperta con le chiavi dentro. Ok? Penso sia stata chiusa e almeno in marcia, non penso sia in folle da poterla spingere. Avrà o il freno a mano tirato o la marcia o tutte e due le cose. Quindi se ti va di culo hai due ruote bloccate, se ti va di sfiga ne hai quattro, quindi devi avere una certa attrezzatura per tirarti sulla macchina, non puoi trascinarla così. Quindi vorrei capire, lui l'ha caricata sul carro in retro, come ha fatto a caricarla? Aveva dei carrellini? Perché la macchina, se tu hai le ruote bloccate e tu fai 400 metri, 500 metri, quelle ruote bloccate perché ha dentro la marcia e tu freni, la macchina non ti sbatte contro la gabina. Cioè è impossibile. Almeno che non fai un'inchiodata, ma devi andare a 140 all'ora a inchiodare, forse la macchina si sposta se ha le ruote bloccate. Ma non è che salta giù dal pianale.
Quindi secondo me la macchina aveva su dei carrellini che hanno permesso di muoversi sul pianale e questi non l'hanno bloccata, perché è una cosa assurda, per quanto possa aver fatto una manovra di merda. Capito cosa vi voglio dire? Comunque, la risposta è chi paga, pagano loro. Però ci sono troppe incognite per questa cosa. Ecco, è una cosa troppo strana. Comunque, mando un abbraccio anche a te e ti saluto. Grazie Matteo della mail. Ok. Ciao Gabri, volevo aprire altra mail. Auto giuste costano meno di una per fare tutto. Due auto giuste costano meno di una per fare tutto. Ciao Gabri, volevo aprire una riflessione che ultimamente facevo tra me e me. Ti racconto il mio esempio. Attualmente per un'auto di segmento C, cito le più comuni, Ford Focus, Volkswagen Golf, Peugeot 308, Alfa Romeo Giulietta, Audi A3, Mercedes Classe A, Hyundai i30, Seat Leon, eccetera, eccetera, tutta macchina del Cristo. Comunque, hanno un costo che oscilla tra i 25 e gli oltre 30.000 euro. A questo mettici poi i vari costi di assicurazione e finanziamenti che se ti vanno bene hanno un TAEG del 6%, ma la media è ben più alta, parliamo dell'8% e stanno salendo. Io avevo una GLA del 2015, benzina 1.6 da 156 cavalli. Essendo residente ai tempi nella regione Lazio, solo di RCA pagavo annui più di 1.400 euro al mese. Ma penso abbia avuto anche il furto incendio, gli atti vandalici, spero. Più circa 300 euro di bollo per un tot di 1.600 euro fissi all'anno, più i maroni di un imprevisto. E qui in Mercedes sono cifre che secondo me non sono sempre giustificabili. La mia scelta è stata drastica per una serie di spese e anche per un uso diverso che ora devo fare della macchina. E così ho deciso di venderla. E ho preso un muletto per fare casa e ufficio e spesso parcheggio vicino all'aeroporto all'aperto, lasciando la macchina anche 10 giorni di fila. Ho optato per una Opel Agila 1058 cavalli, non mi scrive di che anno è. Di bollo pago annui 125 euro e di RCA 370 euro. La compagnia è Intesa Assicurazioni, quindi non una low cost, ci tengo a scriverlo non per fare pubblicità, ma per sottolineare che comunque è un'assicurazione dai prezzi medi e anche con le spalle larghe in caso di necessità. Attualmente come spese fisse siamo a 495 euro. Attualmente sono alla ricerca di un Alfa Romeo 159 diesel 1009 e ti spiego anche il perché. Queste auto sono dichiarate praticamente fuori legge, ma se uno le usa nel periodo estivo o nel weekend non hanno limitazioni particolari. Non possono essere usate come auto da tutti i giorni, ma una 159 in ordine è ancora un'ottima auto per famiglia e il costo di acquisto di una relativamente fresca sta tra i 7.000 e i 10.000 euro, ma si può trovare anche qualcosa a meno trattando un po' la cifra. Come questo di bollo siamo a circa 250 euro di bollo e assicurazione annua circa 700 euro, ma essendo un'auto destinata a un chilometraggio annuo basso, si può pagare anche meno, mettendo il dispositivo che conta i chilometri. Facendo un conto della serva, un Opel Agile a costo annui fissi siamo a circa 490 euro, arrotondiamo a 500. Un Alfa Romeo 159 costi fissi 950 euro. Anche sommando viene 1.450, praticamente la cifra che spendevo prima per una sola macchina, con cui dovevo farci tutto, quindi anche di benzina spendevo tanto e vivevo malissimo, sapendo che doveva stare all'aperto per tanti giorni parcheggiata. Mentre l'Agila, nonostante sia una macchinina datata, fa anche 18 al litro su percorrenze miste e per i viaggi una 159 diesel ha ancora ottimi consumi autostradali sui 15 al litro. Ovviamente ti parlo di velocità a codice tra i 120 e i 130. Volevo avere una tua idea, magari il mio ragionamento è un po' forzato, perché non sto dicendo che due auto costano meno di una, ma sto dicendo che due auto specifiche, ragionate in un certo modo, possono farci spendere il giusto e vivere le diverse situazioni nel modo più adatto. Un caro saluto, Giulio. Mail da incorniciare. Soprattutto l'ultima frase. Hai perfettamente ragione, bisogna esaminare le singole case. Nel tuo caso va benissimo, che è molto simile al mio. Io utilizzo la macchina purtroppo pochissimo. Non ho il box perché le mie auto da collezione sono dentro, le mie auto da battaglie che comunque uso per fare i miei viaggetti sono fuori. Quindi ho una Citroen C3 e una Renault Clio. Quindi aguzzate le orecchie, di Gabri c'ha una Renault e una Citroen, è vero. Perché sono anche la Clio non ancora, perché non l'abbiamo ancora presa del tutto, ed è il mio amico Filippo che saluto, tra l'altro, che sicuramente mi sta seguendo, che ha preso la Fiat Idea di Roberto, quindi lo saluto tanto, a lui e alla mamma.
E mi ha lasciato questa Clio che probabilmente terrò perché è un 1.500 diesel, anche se è un Euro 3, va molto bene. C'ha qualche spia che si accende, ma come macchina da battaglia va benissimo e consuma poco. E come ha detto lui, le lascio fuori. La C3 è a GPL, posso andare a Milano. Devo dare una macchina sostitutiva a un cliente? Cerco di non farlo, ma lo facciamo. Quindi ho la macchina da potergli dare. Per qualche viaggio più lungo, ho il Toyota Land Cruiser di mio padre, che non c'è più. È una macchina che è del 99, ma è affidabilissima. Poi ho qualche mia macchina storica per i giretti, sono sempre pochi, e purtroppo nel weekend spesso e volentieri devo provare le macchine dei clienti che ho fatto dei lavori in settimana. E già il tempo è poco, i miei viaggi sono pochi, pensate quanto utilizzo la mia macchina. Quindi il mio caso sarebbe esattamente uguale al tuo, identico. Però non possiamo girarlo a tutte le persone, perché ci sono delle persone che non lasciano la macchina fuori dall'aeroporto 10 giorni, ma hanno bisogno di una macchina che è capace di macinare 300-400 km al giorno, in tutta efficienza. Quindi una 159, per quanto possa essere buona, ed è una macchina affidabile, secondo me è una macchina vecchia. E per alcuni, più che un discorso di costi, è un discorso di affidabilità di auto. Venerdì siamo andati fuori a mangiare con la mia squadra e anche qualche mio amico che è venuto con noi. E ho un mio carissimo amico che abita sul Garda, quindi lui è venuto dal Garda qui per venire a mangiare. Quindi ha fatto 240 km solo per venire a mangiare con noi. Lui cambia le macchine a noleggio, le cambia ogni 4 anni, ma lui si sposta a far rappresentante, si sposta tutti i giorni. E solo ieri sera per venire a cena, l'altra sera ne ha fatti 240 di chilometri. Quindi capito che non può avere il parco macchine che ho io. Ha la macchina storica, è un mio cliente con la storica, non è un mio cliente con la macchina moderna, a parte che è un noleggio. Ma comunque lui non potrebbe mai fare questo discorso. Quindi questo discorso è vero su molte persone. C'è da dire che ci sono molte persone abituate a una mentalità vecchia che dicono no, io la macchina la compro nuova a priori, anche se faccio pochissima strada, la lascio fuori e magari la uso saltuariamente. Quello per me è sbagliato, però anche quelle persone dicono io non me ne intendo, magari ho sono una donna sola, sono divorziata, non lo so, dicono io voglio avere una macchina che vado giù, giro la chiave, parte. E su una macchina nuova ho più possibilità che succeda, che non abbia problemi e non posso dargli torto. Quindi magari dici, ok, mi costa di più perché tra l'acquisto, le rate, il TAEG, l'assicurazione, il bollo, costa di più, ma sono più tranquillo o più tranquilla. Quindi posso darle ragione. Bisogna esaminare caso per caso. Però quello che tu hai scritto è, nel tuo caso, hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo. Tra l'altro poi avevi una macchinaccia. Quindi adesso mi vogliono male. Quindi hai fatto benissimo. Ti dico che preferisco la Agile e la 159, tutte e due insieme, ma anche solo una all'altra, quindi hai fatto bene. Ultima, ma non per ultima, una cosa che può essere utile anche a molti. Ciao Gasi, sono Nicolò da Verona. Ti faccio i complimenti per il canale, ti seguo da molto tempo e ritengo che artigiani come te sono patrimonio dell'umanità. Ti ringrazio, ma non penso di essere così importante. Dai. Volevo raccontarti cosa è accaduto a mio papà qualche settimana fa. Ero la guida della sua Subaru Forester, oggi tutto Subaru, neanche farlo apposta. Subaru Forester 2000 benzina GPL, quando a un certo punto vede uscire dal cofano molto fumo. Percorre qualche decina di metri per trovare una piazzola di sosta, era una strada statale. Si ferma, vede l'indicatore della temperatura del liquido di refrigerante alle stelle, chiama il carattrezzi, la porta in officina e il giorno dopo gli dicono che ha fuso il motore e la spesa è di 6.000 euro e non ne vale la pena, visto che avendo 186.000 km gli conviene comprare una macchina nuova. Io insospettito, visto che era passato solo un giorno da quando la macchina era nel deposito officina, mi chiedo che verifiche possa aver fatto in tempi così brevi, visto che aveva altre macchine in lavorazione. Vado dal mio meccanico di fiducia, che per il troppo lavoro non poteva seguire la macchina di mio papà, e chiedo che prove potessi fare a casa per conto mio per capire l'entità del danno. Ritiro la macchina mettendo l'acqua nella vaschetta del radiatore e la porto a casa. Nel breve tragitto nessun rumore strano e funzionava perfettamente. Apro il cofano e vedo che perde acqua dal radiatore. Faccio le prove che mi disse il mio meccanico di fiducia e sembra infatti che il motore non abbia subito danni. Decido di portare la macchina da un altro meccanico qua vicino a casa e alla fine, con una spesa di 350 euro, ha sostituito solo il radiatore e la macchina funziona benissimo. Non capisco perché un'officina che non vende macchine, né nuove né usate, e che avrebbe potuto guadagnare 400 euro di un lavoro da eseguire in modo semplice, dice che il motore e la macchina erano da buttare. Almeno apri il cofano e fai qualche prova prima di dare questo giudizio così drastico. Se non ci fossi stato io, i miei genitori avrebbero speso 20.000 euro di macchina di fronte a 350 per ripararla.
ciao e grazie per quello che fai, un abbraccio. Allora, e a me è successo il contrario, perché la Jaguar che abbiamo su Gazi Shop, che restaureremo, la XJR, non ha rotto il radiatore, ha rotto un manicotto, ma ha bloccato il motore. Però il motore è fisicamente bloccato. La mia coupé 20 valvole turbo blu, che non è in vendita, che ho qui, la macchina non l'ho ancora sistemata, non ho ancora avuto il tempo di sistemare, che è mia da una vita, è una plus, edizione limitata. Io avevo il radiatore che perde, sono tornato a casa, la macchina è andata su di temperatura, ma neanche alle stelle, ho bruciato la guarnizione della testa, ma entra proprio l'acqua nei pistoni, quindi a freddo per farla partire devi svitare le candele, far uscire l'acqua, poi chiuderle, metterle in moto, la macchina parte a 5, dopo quando brucia va a 6. Quindi può succedere, la Mazda che abbiamo qua, è vero che era in pista, è esploso il radiatore, questo magari è andato avanti un po' e ha bloccato il motore, quindi può succedere. Le risposte alla risposta alla tua domanda, secondo me, possono essere due. La prima, che è la più semplice, e che non ci hanno neanche guardato. Questi hanno aperto il cofano, hanno visto che aveva il radiatore bucato, hanno detto, ma sì, tanto, digli che non gliela facciamo, digli che c'è il motore fuso, e se la portano via. Tanto non la ripara. Ipotesi numero due, che tu magari gli lasciavi la macchina da demolire, e questi in un modo o nell'altro avevano già a chi venderla, o all'estero, o l'avrebbero riparata con poco. Dipende però, perché sennò magari si sarebbero fatti avanti. Molti diranno, è la seconda. È vero, potrebbe essere, però è altrettanto vero che quando lui è andato lì a prendere la macchina non gli hanno detto, ah no, ora ti posso dare X, Y, magari lasciamela qui. Non mi sembra che abbiano detto questo, quindi probabilmente era semplicemente gente che non aveva né voglia né piacere di metterci le mani, e magari guadagna con altro, o il soccorso stradale, o il deposito stesso, e magari hanno l'officina, ma l'officina è un di più. Quindi chi ha il deposito guadagna molto di più, se è gente che paga e non è il comune o lo Stato, che lascia le macchine dei decenni, ma è gente che paga come il privato, gli conviene di più tenere la macchina in deposito e farsi pagare il soccorso, il traino dall'assicurazione o da lui, se non è assicurato, e il deposito, piuttosto che riparargli la macchina. Posso pensare a quello, è un lavoro più veloce, più semplice, più redditizio e con meno rotture di scatole. È vero che tu dici, avrebbe guadagnato 400 euro a prendere radiatore, però non è che sono tutti guadagnati, perché c'è il paraflu, c'è la manodopera dell'operaio, c'è il costo del pezzo, quindi magari alla fine lui avrebbe guadagnato 100 euro, sto sparando, o 150, non lo so, ma per me non ci arrivava 150 puliti, tolte le tasse e tutto, per me non arrivava neanche a 100 euro, gli è convenuto fare il trasporto, fare il caro attrezzi, il deposito e il resto. Nella vita stanno facendo, sempre più persone stanno facendo i conti, perché i costi vivi dell'azienda, mantenere un'azienda, dei costi vivi pazzeschi, e molte volte il soggetto privato queste cose non le capisce, non le sa, o fa finta di non vederle. Buona ragazzi, siamo arrivati anche oggi a destinazione, siamo andati un po' lunghi oggi. Vi mando un abbraccio, noi ci dovremmo vedere domenica prossima, magari ci vediamo anche prima, non lo so, non con l'officina. Se volete guardare il sito del Gazi Shop, magari non riusciamo a fare le spedizioni in agosto, però se avete bisogno di qualcosa potete scrivere o magari fare qualche ordine, lo manderemo quando riapriamo, lo dico per correttezza, www.gazishop.com per quanto riguarda il nostro merchandising e anche il nostro sito per le auto. Per quanto riguarda la mail invece, gabriele@gasiautomobili.it. Vi mando un grandissimo abbraccio a tutti e a tutte, e ci vediamo prossimamente. Ciao!